Bentrovati ragazzi, bentrovati a tutti voi. E in questo video voglio parlare di una cosa che sistematicamente nella Lazio, purtroppo ahimè, e che ho già nel mio piccolo denunciato, accade. E parlo della poca chiarezza, perché secondo me siamo davanti, lo dico in maniera enfatica, enfatizzando, quindi non state a pesare le parole, siamo davanti a un mistero, a un vero mistero. Voi direte, di che sta a parlare? Qual è il mistero? Ragazzi, ve lo dico io, perché c'è qualcosa che forse ai più sta sfuggendo, onestamente a me no. Ragazzi, la situazione di Zaccagni. Ragazzi, Zaccagni è un mistero. Pensateci bene, col Feyenoord Zaccagni gioca da infortunato, ma porta a termine la partita. Io in primis vengo a sapere notizie, ve l'ho detto nel video di mercoledì sera, vengo a sapere notizie secondo le quali all'interno di Formello Zaccagni è stato immediatamente sottoposto a degli accertamenti che hanno escluso lesioni. E io fui il primo a dirvi, attenti, questo non vuol dire che Zaccagni ci sarà al derby. Infatti, purtroppo, ahimè, ho avuto ragione, al derby Zaccagni non c'è stato. Perché è vero che la Lazio ha molte strumentazioni in quel di Formello, ma non hanno la grande precisione, l'altezza di precisione che possono avere, ad esempio, in Padeglia. Però poi le notizie su Zaccagni si sono fermate lì. Zaccagni è sparito dai radar, è sparito dagli allenamenti. Zaccagni si è volatilizzato, ma soprattutto, e torno a denunciare una situazione che secondo me una grandissima società come la Lazio non può continuare a intraprendere, non c'è chiarezza, non si sa niente sull'entità dell'infortunio di Mattia Zaccagni. Non si sa niente. È stata sbagliata la prima diagnosi a Formello e poi magari è successo che andando in Paideia ci si è resi conto che c'è un altro tipo di situazione legata a questo infortunio di Zaccagni. Bene, ditelo, comunicatelo, parlate, fate comunicazione. E invece da 4-5 giorni, ma che 4-5 giorni? Mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, da una settimana c'è silenzio intorno a questa situazione. C'è il silenzio totale. Ora la domanda è, primo, è una cosa normale che una società si comporta così? Qua non stiamo parlando di società dilettantistiche, qua stiamo parlando di società, di una società tra le top 5 in Italia. Raga, cioè, per favore, si cambiasse assolutamente registro su questa cosa. E la seconda è questo silenzio intorno appunto a Zaccagni. Fateci sapere, anche perché non sappiamo l'entità dell'infortunio di Zaccagni. Io un po' il diavoletto che è in me, come dico spesso, mi porta a dire che la Lazio sta facendo la paracula, nel senso che sta approfittando della pausa delle nazionali, quindi fa cadere il muro del silenzio, perché tendenzialmente l'essere umano tende a dimenticare nel medio termine qualunque cosa. Quindi cosa fai? Non dico più niente di Zaccagni, non diciamo che abbiamo sbagliato diagnosi, questa è una mia ipotesi, e poi con queste due settimane dovute alla pausa delle nazionali andiamo a cercare di rimettere in piedi il giocatore, di recuperarlo, e quindi la situazione è rientrata e ne usciamo tra virgolette puliti. Potrebbe andare così, ragazzi, cioè, perché su questo discorso Zaccagni chiamo amici giornalisti, ma non è che ne so, non si sa niente,
Cioè, secondo voi è normale che chi lavora parlando di Lazio non è messo nelle condizioni di sapere a livello proprio di informazione? Vi pare normale? E lo dico subito, e lo dico subito. Io sto facendo questo video e lo sto pre-registrando. Dovesse, prima che pubblico il video, perché delle volte capita, dovesse capitare, me lo auguro, perché me ne fotto del mio video, dovesse capitare che la Lazio, seppur con colpevole ritardo, comunichi la situazione di Zaccagni realmente come sta, comunque la Lazio ha sbagliato sempre. Perché questa società deve lavorare tantissimo sulla tempistica, che è una cosa proprio sconosciuta. Allora, o la Lazio non è brava nel tempismo della comunicazione, oppure vado a pensare alla cosa ancora più grave, c'è qualcuno che indica determinati tempi. E allora lì sarebbe di una gravità inaudita per quello che è il mio modo proprio di vedere le cose. Sarebbe di una gravità clamorosa, ragazzi, clamorosa. Nemmeno la voglio prendere in considerazione quest'ultima ipotesi, perché siamo la Lazio, ecco. Semplicemente dicendovi queste due parole, ho detto tutto, ho detto tutto. Quindi non sappiamo Zaccagni cosa ha, non sappiamo Zaccagni se e quando rientra. Così è sparito Zaccagni, e come se l'hanno preso, hanno messo dentro un barattolo, hanno messo sotto vuoto, hanno chiuso il barattolo, hanno messo in un magazzino, in un magazzino, e poi lo ritireranno fuori, boh, tra una settimana, tra 4 giorni, tra 5 giorni. Ecco, queste sono le cose sulle quali, ragazzi, in casa Lazio c'è da lavorare proprio tanto, tanto, tanto. Ci sarebbe proprio da guardarsi allo specchio e farsi un bell'esame di coscienza su questo modo di agire della Lazio, che è completamente fuori da ogni logica ed è completamente sballato. Sballato, ragazzi. Cioè, una cosa simile, devo dire la verità, sta accadendo pure con la Roma, con Smalling, per esempio. Sta accadendo pure con Smalling, con la Roma, che è sparito da 2 mesi dai radar, e non c'è assolutamente, notizia di lui, no? Pure i miei amici romanisti dicono: ma Smalling che cazzarola fine ha fatto? Che poi in realtà, mo vado un attimo a fare una deviazione, Smalling mi sembra di capire che è contrario a prendere determinati medicinali e quindi per questo ha dei tempi di recupero più lunghi, però non so fatti miei. Io torno e poi concludo a quello che è il discorso inerente la Lazio, la mia Lazio. Per favore, da tifoso, vi faccio un appello: siate un po' più tempestivi nelle comunicazioni, e qualora abbiate commesso un errore di diagnosi, non succede niente. Ditelo, stop, stop. Poi di base, ecco, e concludo davvero, aver strizzato così Zaccagni contro il Feyenoord. Non so fino a che punto sia stata una cosa buona, eh? Ciao ragazzi.